Cari colleghi, celebrare i 1000 trapianti effettuati presso l'Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie avanzate rappresenta per me un momento di profonda soddisfazione come medico, come ricercatore e come responsabile delle politiche della salute. Questi risultati sono stati ottenuti applicando per una delle prime volte una strategia sicuramente innovativa per il nostro sistema sanitario. Parlo della collaborazione tra Regione Sicilia e Università di Pittsburgh per la costituzione di un polo di eccellenza nel Mediterraneo con uno strumento nuovo previsto dalla legge di riforma come sperimentazione gestionale, strumento nuovo che prevede la collaborazione tra pubblico, Regione Sicilia e privato, Università di Pittsburgh. A 10 anni dall'inizio della sperimentazione possiamo dire che il trasferimento del know-how clinico, organizzativo e gestionale si è sicuramente rivelato vincente, non solo sul piano dell'eccellenza clinica, ma anche proprio sull'impatto generale che ha avuto nello sviluppo della ricerca nella Regione Sicilia. Gli elevati standard che caratterizzano sia la logistica sia la gestione di ISMET ne hanno fatto e ne hanno consolidato il livello il miglior centro trapianti europeo, e le trasferte dei pazienti siciliani non solo all'estero ma soprattutto anche quelle nel resto d'Italia, nelle altre regioni italiane, sono praticamente terminate, non soltanto per quanto riguarda per esempio i trapianti di fegato, ma anche per altre terapie avanzate. Non solo, ma lo sviluppo della ricerca ne ha fatto sì che si costituisse proprio in questo polo una delle migliori cell factories in Europa, che il progetto RIMED consoliderà e farà crescere, collaborando anche con altre importanti realizzazioni a livello mondiale. Ma un altro settore importante è la qualificazione professionale, la formazione. Tutto questo processo ha creato figure professionali qualificate, medici, ricercatori, i famosi transplant coordinator, che prima praticamente non esistevano in questa regione, ce n'erano anche pochi in Italia, e che sono stati scelti fra i migliori e sono in grado di dare contributi al Paese anche a livello internazionale. Tra le eccellenze abbiamo parlato di trapianto di fegato da donatore vivente e da split pediatrico, ma anche la sperimentazione sul cuore artificiale e la ricerca sullo sviluppo degli epatociti fetali. Naturalmente questo non sarebbe stato possibile senza una condivisione da parte di tutti, quindi Pittsburgh da un lato, ma sicuramente la Regione Sicilia dall'altro. Questo devo ringraziare la Regione Sicilia per l'apporto che ha dato non solo in termini di supporto e controllo, ma proprio anche, direi soprattutto, nella capacità di integrare ISMET nella rete prima siciliana e poi nazionale dei trapianti. Questo è avvenuto con l'inserimento nel coordinamento regionale, poi nel coordinamento nazionale, e il direttore con voi presente, il dottor Nanni Costa, riconosce sicuramente, ne abbiamo parlato diverse volte, l'apporto costante e di livello ai programmi del Centro Nazionale Trapianti. Devo naturalmente a questo punto ringraziare in primis Bruno Gridelli e Ugo Palazzo, che sono figure nazionali di altissimo livello, che tutto il mondo ci invidia, e poi insieme a loro naturalmente tutto lo staff dell'istituto. Vorrei chiudere con un aspetto che a me sta particolarmente a cuore, cioè il ruolo dell'Italia e il ruolo importante che ISMET copre in questo, nel ruolo italiano di leader dell'attività sanitaria medica nel Mediterraneo. L'Italia sta sviluppando un'importante azione di coordinamento nell'area mediterranea del settore trapianti e vede nell'ambito di un progetto che si chiama Euromed, dove il Ministero della Salute è parte attiva e promotrice. Siamo stati in missione in Egitto, siamo stati in missione, abbiamo parlato di questo con i ministri francesi, con il ministro spagnolo. L'Euromed medico sta andando avanti in maniera importante. Abbiamo ricevuto una rappresentanza dell'Arabia Saudita, stiamo firmando un accordo con il Ministero di Israele e la rete nazionale israeliana proprio al fine di trapiantare in Italia pazienti israeliani di particolare complessità
E questo rappresenta sicuramente un momento molto significativo di questo percorso. E questa vocazione proprio mediterranea, lo dice anche il nome di Ismet, troverà sempre più il supporto del Ministero della Regione e del Centro Nazionale Trapianti. E io credo che questo contribuirà molto a portare l'immagine della Regione Sicilia, ma anche dell'Italia, nel mondo, come un segno di pace, di crescita e di sviluppo. Grazie e buon lavoro.